Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo video, questa volta dedicato a Tennis World Tour. Sì, perché finalmente è uscito il nuovo gioco di tennis per console dopo tantissimi anni di assenza di un gioco di tennis. Quindi io, essendo anche un grande appassionato di tennis, non potevo lasciarmi scappare questo gioco. E infatti l'ho comprato e adesso lo porterò sul mio canale. Come potete vedere dal menu principale abbiamo l'Accademia di Tennis dove potremo imparare i vari colpi. C'è un ottimo tutorial. Poi ovviamente c'è il gioco online che al momento non è ancora attivo, ma poi verrà sicuramente attivato. E poi ovviamente la carriera, l'esibizione e il mio giocatore. Oggi in particolare andremo a fare una esibizione in modo da provare questo gioco. Allora faremo quindi un match. Ok, eccoci qui. Siamo nella scelta del giocatore. Come potete vedere, ci sono veramente tantissimi tennisti, a partire dal mitico Roger Federer. Ma ci sono anche Wawrinka, Raonic, Goffin, Thiem, Zverev, il nostro italiano Fognini e anche tanti altri tennisti molto importanti e anche giovani di belle speranze. E poi abbiamo anche 5 tenniste, quindi abbiamo la Kerber, la Muguruza, la Wozniacki, la Bouchard e la Kiss. Diciamo che abbiamo quindi un roster di altissimo livello, anche se bisogna dire che mancano comunque anche altri tennisti importanti come ovviamente Nadal, Djokovic e Murray. Speriamo che questi top tennisti verranno aggiunti in seguito, magari con un DLC. E intanto andiamo quindi a giocare questo match di esibizione. Allora, io scelgo ovviamente Roger Federer, che tra l'altro è anche il mio tennista preferito, e lo sfidante, vediamo un po' chi scegliere. Allora, io direi di sfidare Zverev, che è veramente un ottimo tennista giovane, che è anche molto promettente già nelle parti alte della classifica, del ranking. Scegliamo anche il livello di difficoltà. Dilettante mi sembra troppo facile, quindi iniziamo con promessa. Ok, poi andiamo a scegliere anche dove giocare, la superficie. Allora, andiamo in Australia, Melbourne. Poi facciamo un set. No, allora sì, facciamo un set e poi facciamo il tiebreak nel caso ci fosse il set decisivo e comunque 3 game per set. Ok, adesso aspettiamo il Anche se il caricamento. tennis non è una scienza esatta, le statistiche sono importanti. Ok, quindi guardate qui che bellissima grafica. E adesso quindi inizia il match alla battuta Federer. Sì, subito Buona 15-0 per palla. Federer. Bene così. 15 love. Un po' se riusciamo a fare un ace. Prende tutte, eh? Anche questa. Tanti scambi. Attenzione che serve a rete. Bravo Zverev con Che questa palla velocità! corta.
quindi 15-15. Mi sono scelto anche un avversario comunque non facile, ma ovviamente Roger è Roger e non ha paura di nessuno. Siamo riusciti a recuperare. Non c'è proprio modo di prenderla. Peccato, Fifteen-thirty. quindi 30-15 per Zverev. Adesso dobbiamo recuperare. Prende tutte lui, eh? Ma non questa, quindi 30-30. Però non avevo mai visto nulla del genere. 30-all. Importante comunque iniziare bene. Sì, È la 40-30. perfezione fatta colpo. Rivediamo con questo replay. Bellissimo questo colpo. Chiudiamo il game. Sì. È quasi sovrumano. Quindi dopo 3 minuti andiamo un game a 0, bene così. Adesso invece dovremo rispondere. Già con questo livello di difficoltà, diciamo, l'avversario le prende quasi tutte. Mamma mia, che potenza! 15 love. Un po'. Fault. Oh, abbiamo rischiato. Fortunatamente è uscita la palla. Cosa abbiamo preso? Ma poi dopo abbiamo Magnifico, lasciato è il tutto il colpo campo libero perfetto. a Zverev, che non ha sbagliato. 30 love. Attenzione perché è 30-0 per lui. Che sfoggio di bravura l'ha battuta. Ace! Primo ace del match. 40 love. 40-0. Però non avevo mai 40-15, visto nulla del cerchiamo di genere. recuperare ancora. 15. Fault. Ovviamente dovrò imparare un pochino meglio i comandi. Ok, ovviamente l'ultimo gioco di tennis che ho giocato è stato Top Spin 4 per PlayStation 3. Sì! Che potenza, come maltratta le palle. 40-30, dai, dai che recuperiamo. 40-30. Sì, dus, Situazione di parità. 40-40. Parità Giudici. importante. Non pensavo sinceramente di recuperare. Da un Fault. 40-0. Ma ovviamente con Roger tutto è possibile. Starà a lui Sì, cogliere questa andiamo anche in opportunità. vantaggio. Advantage. Palla break, importante. Bisogna subito sfruttare. Fault. Attenzione.
Sì, Con questo break può 2-0. tirare un sospiro di sollievo. Dopo 6 minuti, 2 game a 0 per Roger. E adesso battiamo noi. Bellissimo Quasi colpo, sovrumano. 15-0. 15, love. Roger è veramente fortissimo. Sì, Mamma 30-0. mia, che potenza! Quindi ci stiamo avvicinando a vincere anche il terzo game, che vorrebbe dire quindi vincere anche il match. 13, love. È ancora finita. Cosa ha preso? Tanti scambi, veramente. Incredibile, è riuscito, Ma 30-15. come fa a essere così potente? Complimenti anche a 13, Zverev, che 15. comunque sta lottando. Chiuderla. Sì, Due occasioni per finire il 40-15. match. Attenzione. Quindi, momento decisivo. 40, 15. Match point. Sarebbe bello chiudere con un ace. Vittoria eclatante, Match. pulita e Vinciamo senza quindi sbavature. 3-0 nettamente. Soltanto 8 minuti di gioco. Grande Roger. Vediamo anche le statistiche. Abbiamo fatto 13 colpi vincenti contro soltanto i 5 di Zverev. E quindi primo match con questo gioco è andato bene. Ok, 3-0. Torniamo quindi adesso nella schermata principale e ovviamente continuerò a portare questo gioco iniziando anche la carriera con il mio giocatore. Intanto, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, mi raccomando, e alla prossima!